se non ho dimenticato nessuno, lo chiedo alla platea, passo la parola al presidente di Brescia Musei, Massimo Minghini, che ringrazio perché tra un oggetto e l'altro ho più tempo di fermarsi a Brescia. Devo cambiare i vestiti, l'ambizione di diventare un appuntamento ripetibile, ha detto il vice sindaco. Potrei dire l'ambizione di diventare un appuntamento irripetibile con la stessa cadenza, perché mi sembra di capire bene, quando dentro la cosa mi sorprende, che questo festival che noi presentiamo è un avvenimento straordinario, quindi tutti i due modi, ripetibile e ripetibile, hanno un senso. Perché ripetibile? Cosa vuol dire ripetibile? Vuol dire che nella vostra presenza qui oggi mi sembra lo dimostri, che vogliamo fortemente dare vita a questo appuntamento. Brescia in effetti è una città della fotografia, da molto tempo, è una città della fotografia, abitato e ha pervaso le gallerie, non ancora i musei, perché la fotografia nasce da poco, anzi non è ancora nato in fondo, ma la ripetibilità si basa sulla continuità, secondo me, e il fattore tempo è un fattore molto importante, lo dico, non dovrei dirlo, ma dall'alto dei miei 43 anni di onorata carriera, mi accorgo che a un certo punto si entra in una fase diversa. All'inizio c'è molto volontarismo, molto volontariato, vuoi fare le cose con i giovani, voglio dire, poi a un certo punto subentra una calma diversa, ma arrivano dei risultati anche inattesi. Io auguro questo festival che nasce qui oggi di avere una lunga vita, quindi di non fare un grande botto finale, iniziale, scusate, e poi finire magari nelle gore di un cambio di amministrazione, di un cambio politico, anche perché in tanti casi io credo che voi dovete prendere in mano il festival e curarlo e prendere cura assieme a noi, assieme alle istituzioni che si chiamano MACO, MOCA, FBN e BPF, in queste grandi sigle che abbiamo inventato, e dovete fare vostro, dovete curarlo e ogni anno fare delle proposte assieme a noi, come avete fatto quest'anno con le gallerie, le istituzioni, l'Urban Center, l'ABI, tutte quelle organizzazioni che si occupano di queste cose. Si occupano di arte, di pittura, ma anche di fotografia, perché la fotografia, possiamo dire, l'ho detto altre volte, non siamo tutti pittori, mi sembra logico, ma siamo tutti fotografi. Chi non ha fatto fotografie ai battesimi, alle cresime, ai pranzi, al Dio celibato, alle comunioni, alle vacanze estive, invernali, ai bambini che nascono e alle zie che muoiono. Siamo tutti fotografi e la fotografia è un mezzo che ci appartiene. Per questo la sentiamo nostra. E quindi la mia richiesta a voi, all'amministrazione e ai musei, è di fare in modo che questa manifestazione continui nel tempo, già stato così, parlavamo dell'anno prossimo. E non solo, ma se abbiamo un MACOF e un MOCA che si occupano di queste cose, presto avremo, avete sentito dire, un premio Dondero, quindi il premio di un grande fotografo che si chiama Mario Dondero, molto vicino alla città di Brescia. Io ho insistito in altri casi su un altro nome che vorrei portare alla vostra attenzione, perché non dimentichiamoci che il più grande fotografo italiano del dopoguerra, che è Ugo Mulas, è nato a Brescia, anche se non proprio in città, ma insomma in provincia di Brescia. A Pozzolengo, dove è nato anche Franco Chiavoli, che è tuttora un grande regista. La fotografia vive un momento importante. 7-10 giorni fa ero a Bergamo, alla grandissima inaugurazione della mostra del grandissimo fotografo Mario Cresci, e c'era tutta la città, tranne gli omaggi, una mostra che vi consiglio di vedere, perché è una mostra straordinaria. Quindi voglio dire che se è vero che l'arte contemporanea vive di un grande momento, anche la fotografia contemporanea vive un momento altrettanto importante.
anche se qualcuno ha detto, e probabilmente è vero, che le 10 foto più belle al mondo sono state fatte da dei fotografi di cui non conosciamo il nome, perché anche quello fa parte della possibilità che la fotografia ci dà, e quindi in questo senso il bunker potrebbe rivelarci, se non dei nomi, almeno dei soggetti straordinari. Quindi vi invito a essere fotografi da un lato, protagonisti dall'altro, a rientrare in quei 200 che hanno aderito all'appello alla fotografia bresciana, perché Brescia è una città che con la fotografia ha molti denti. Io non mi sono mai fatto fotografia per un certo periodo, e poi 15-20 anni fa ho cominciato a ficcare il naso nel mondo della fotografia, che per me prima era qualcosa che mi serviva per documentare un'attività. Invece la fotografia è tout court un'arte a tutti gli effetti. L'uomo, la scienza, gli uomini di ricerca inventano dei mezzi e gli artisti ne approfittano. Nel Rinascimento delle Fiandre, da lei qualcuno inventa la pittura d'olio, e da allora la pittura d'olio sarà la pittura d'olio per eccellenza con cui si ispirano gli artisti, che perfino da allora usavano l'aria tempera. Ecco, diciamo di capire, concludo con questo, che siamo in un passaggio molto interessante per Brescia, perché passiamo dal volontariato, da un volontarismo importante, a una fase organizzata. People, Brescia Photo Festival, chiamiamolo come volete, l'anno prossimo sempre si chiamerà. Photos, che cos'è Photos? In greco è la luce. E cosa c'è di più fotografico che non la luce? Bene, grazie. Grazie Massimo. Ci sono domande? Penso che sarete sovraccarichi di informazioni. Le immagini le potete scaricare anche dal sito, così come la cartella stampa di Brescia Musei. Guardo se c'è Barbara Landi, credo che sia qui, non so se abbiamo una piccola anteprima. Non ancora comunque disponibile brevissimo nel sito dedicato. Tutte le altre informazioni le troverete, spero già da domani, comunque in questi giorni, sul sito web BresciaFotoFestival.it, che stiamo realizzando proprio con gli studenti e i docenti della LABA, che stanno lavorando mai giorno e notte, e speravamo di riceverlo oggi, però insomma abbiamo avuto necessità di un'implementazione, e quindi insomma in questa settimana sarà sicuramente a disposizione. Quindi grazie ancora di tutto e a prestissimo. L'ultima piccola cosa, le inaugurazioni sono previste il 7 alle 18 in Santa Giulia e alle 20:30-21 alla Mocca, quindi abbiamo proprio voluto differenziare per dare poi alle persone la possibilità di girare le varie gallerie e di riuscire a vedere tutto quello che è possibile vedere già dal set. Grazie ancora.